Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, scusate, no, di fare no, una grande cosa. Abbassate il microfono, non mi piace, non voglio casino su questo argomento. Grazie, Pillon. Grazie. La questione che solleva l'amica di famiglia Arcobaleno è altrettanto un reato, perché nel nostro paese è tanto vietato l'utero in affitto per legge con sanzioni penali, tanto è vietato il traffico di gameti umani. Quindi se una donna compra su internet gli spermatozoi a catalogo e si insemina con quegli spermatozoi, è un reato. Quindi stiamo parlando di due reati, questo per chiarirci. Allora, se io vado in una favela brasiliana e compro dalla famiglia un bambino, mettiamo ne abbia 7 o 8, l'ultimo non sanno come fare a dargli da mangiare, io lo pago e me lo porto in Italia. È lecito che io poi mi nasconda dietro quel bambino dicendo però vedete quanto è bello, quanto è carino, adesso anche io e mia moglie vogliamo diventare genitori allora, di questo sentiamo bambino. Allora, sentiamo Paolo e Michele. Questa è la domanda. Paolo e Michele. L'ho comprato su internet. Allora, scusatemi, intanto il discorso della compravendita, senatore Pillon, mi scusi ma continua ad offenderci. Ma l'ha detto lei che ha pagato, cosa significa quando io pago per avere qualche non cosa? Non è un atto, noi abbiamo sostenuto, sì, noi prego, non abbiamo prego. Pagato, abbiamo sottoscritto un programma nella quale la ragazza viene tutelata in tutti ce i suoi diritti sanitari, il programma dell'Oregon. Tutte le attenzioni, quale lo leggiamo? Tutte le attenzioni possibili, immaginabili. La ragazza è libera sì. di scegliere di fare un percorso, di fare un corso di formazione per questo. È obbligata ad abortire se voi decidete non che deve obbligata abortire. Da leggo la clausola? No, uno per volta. Perché in America, mi scusi, le ragazze, tutte le donne, le mamme surrogate devono dimostrare di avere un figlio, un reddito, certo. una famiglia. Certo. Detto questo, ricorrono molte coppie eterosessuali alla gestazione ma in America. Ma che c'entra, è sbagliato poi anche quello. Dobbiamo allora? Fare la differenza tra paesi e paesi. Una cosa sono gli Stati grande, Uniti, ben normati giuridicamente e legalmente. Una cosa è il Brasile, una cosa è... Sto parlando di Oregon, qual contratto dell'Oregon? Un attimo soltanto. La vogliamo sentire un attimo?